Ieri c'era la direzione del Partito Democratico, insomma una direzione che non dobbiamo annunciare noi, insomma i temi sul piatto erano tanti, in primis quello di questa insomma, paventata possibile dialogo col Movimento 5 Stelle, ma non era solo quello il tema all'ordine del giorno, però insomma si è arrivati al termine di questa direzione ad una posizione unitaria, almeno Posizione questo unitaria, chiediamo esatto, a proprio Demma così. Petitti che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Emma. Buongiorno. Buongiorno a voi. La usiamo un po' come le nostre orecchie nella direzione, diciamo così, però ecco, è stata una giornata importante per il Partito Democratico, tante, sappiamo, le correnti che fanno parte di un qualsiasi Le partito, tensioni della le vigilia. tensioni interne, ecco, la sua voce, insomma, come può leggere questa giornata di ieri? Sì, è stato un lungo pomeriggio, oltre 5 ore in cui si è discusso apertamente, facendo emergere anche tutti i punti di vista e i problemi che ha il Partito Democratico. Io credo che la relazione del segretario reggente Di Martina sia stata una relazione molto onesta, perché è partita da un dato politico certo, per tutti, una sconfitta storica incredibile, perché la sinistra non aveva mai perso tanto in tal modo dal dopoguerra ad oggi, quindi abbiamo perso 6 milioni di voti in 10 anni, abbiamo perso dalle ultime politiche oltre 2 milioni e mezzo di voti. Questo significa che abbiamo un problema enorme, cioè il partito è in difficoltà, sicuramente come tutti i grandi partiti riformisti europei, però noi abbiamo un distacco profondo con il nostro popolo. E se dopo 3 mesi dalla sconfitta, perché 2 mesi da marzo, diciamo, Esatto, dalla proprio oggi sconfitta, scattano i 2 mesi dal voto. abbiamo questo tipo di problema e non abbiamo ancora messo in campo una strategia chiara, un'idea chiara di come ripartire, è evidente che noi abbiamo bisogno di farlo attraverso un congresso rifondativo che ci permetta di mettere al centro quelli che sono i temi veri da cui ripartire. E io dico anche quella ricostruzione del campo ampio di centrosinistra che è venuta a mancare con le elezioni, col voto appunto delle politiche. E questo, diciamo, è il primo punto politico, perché è sembrato anche spesso in questi tempi che si volesse rimuovere le ragioni. È evidente che quando si prende atto di tutto questo serve anche un cambio di rotta rispetto a quello che è stato e successo in questi ultimi anni. Quindi Martina su questo è stato molto chiaro, molto netto e, ripeto, ha trovato una condivisione, sicuramente una condivisione. Non era così scontato che Non ci era fosse questa scontato. condivisione, perché ma non so quanto le piaccia, almeno insomma io glielo chiedo, ma così anche può dirci anche se le piace. Sappiamo che nel partito ci sono tante correnti, non so quanto le piace farsi definire in una corrente piuttosto che in un'altra, all'interno comunque di un grande partito come quello del Partito Democratico. Però sicuramente lei non è una renziana, insomma non nasce diciamo tra i fan di Renzi all'interno del partito, penso che questo sia abbastanza noto. Però ecco, trovare una coesione, soprattutto dopo l'uscita dell'ex segretario in televisione, se ne è parlato tanto, se ne è discusso, non era così scontato. Per cui tutto sommato, questa mattina qualcuno scrive sui giornali è tregua armata, perché poi adesso bisognerà vedere che cosa succederà in All'assemblea. assemblea. Lei che cosa pensa? No, io penso che hai toccato proprio il punto centrale, cioè il dibattito, soprattutto negli ultimi mesi, è stato quasi basato su tifoserie pro Renzi e contro Renzi. È vero, io in maniera molto chiara, dopo il 4 dicembre, perché secondo me quel voto ha dato un messaggio molto preciso al Partito Democratico, che non si poteva non vedere. Io dopo quel voto lì ho fatto una scelta di campo netta al congresso, dicendo che andavano cambiate sia le politiche che il modo di gestire il nostro partito, e ho sostenuto, vabbè, si sa, un'altra mozione, quella di Andrea Orlando. Però è evidente che se noi non
andiamo a fondo su, sulle nostre ragioni che ci portano, che ci stanno continuando a far perdere, perché il Partito Democratico, oltre alle politiche, ha perso il referendum, sta perdendo molti comuni, ha perso appunto le regioni, regioni importanti, Molise e Friuli, proprio negli scorsi weekend. Se noi non andiamo a fondo su queste ragioni, io credo che non ci sarà un cambio di rotte. Allora, un congresso vero, rifondativo, quello dell'altra volta è stato anche molto rapido, noi l'abbiamo anche messo in discussione rispetto al tema dei tempi, si parlò dopo il 4 dicembre della necessità di fare una conferenza programmatica che ci facesse partire proprio dalle questioni, dalle politiche che alimentano e che tengono in vita il partito. Se non si fa questo, il dibattito rischia di essere soltanto basato sul fanatismo, che poi porta anche a dividersi in gruppi, in squadre e a non analizzare il tema. Ecco perché il risultato di ieri, che ci ha permesso di dire dobbiamo ripartire dalle questioni e guardare in faccia una sconfitta storica, io credo che sia stato un grandissimo risultato, perché ha trovato appunto l'unanimità. Ma sono altre le questioni profonde che sono state dette in quella relazione di Martina, che appunto è stata condivisa con toni diversi dai vari interventi. È stato chiuso il dialogo con i 5 Stelle. Io credo che quel dialogo andasse provato fino in fondo. Noi siamo oggi in un sistema proporzionale che rimanda alla democrazia parlamentare, al Parlamento, la necessità di costruire alleanze per governare questo paese. Tant'è che dopo 2 mesi siamo nello stallo più profondo, non abbiamo un governo, perché è vero che c'è chi ha preso più voti di altri, il centrodestra è la prima coalizione, il Movimento 5 Stelle è il primo partito, ma quei voti non sono sufficienti per poter governare. E quindi è chiaro che servono alleanze più ampie in Parlamento. Nel momento in cui il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha mandato al Presidente della Camera di tentare un confronto, un dialogo tra 5 Stelle e Partito Democratico, quel dialogo andava fatto fino in fondo. Sui temi, sulle questioni, bisognava valutare se c'erano le condizioni per poter fare eventualmente un governo. Come sappiamo, è stato fatto saltare quel dialogo. Io credo che sia stato un grave errore, soprattutto aver inficiato quello che è stato il percorso che voleva Mattarella, che era stato portato avanti dal segretario Martina e dalla nostra delegazione del Partito Democratico, ma si è voluto far saltare, sappiamo anche in qual modo, quindi secondo me quello è stato un errore gravissimo. Ma oggi siamo qui, chiusa quella porta, io credo che noi oggi ci dobbiamo rimettere nelle mani del presidente Mattarella e delle valutazioni che farà nelle prossime ore, dicendo chiaramente che siamo disponibili al confronto, a un confronto con tutti, anche su questa ipotesi di un governo istituzionale, di un governo di scopo, ad un'unica condizione, alla condizione che ci siano tutte le forze politiche dentro, perché è evidente che come dire, l'ipotesi di un governo con il centrodestra, anche solo per fare le riforme, io credo che sia una strada totalmente impercorribile. Quindi questo è stato un altro punto politico che ha detto con grande chiarezza nella sua relazione Maurizio Martina e che ha trovato il consenso, e anche questo non era scontato. A questo punto, per quanto riguarda il governo, quindi la strada che sembra forse più fattibile è quella di un governo di scopo che possa traghettare per un annetto, per alcuni mesi l'Italia, portando avanti le riforme, magari anche quelle elettorali, e poi di nuovo il voto. Esatto, questo governo del presidente con una personalità insomma un po' super partes, sarà anche difficile individuarla, forse sì. Mattarella un'idea forse ce l'ha già, non lo sappiamo questo forse, però potrebbe essere l'ipotesi. Eppure il Movimento 5 Stelle, ma no, chiaramente non andiamo in casa degli altri, perché poi ogni partito chiede il voto a giugno, chiede il voto subito, perché dice non ci sono le condizioni, visto che questa legge elettorale non funziona, il vero ballottaggio. Lunedì ci sarà le nuove consultazioni, tutte in una giornata da parte del Presidente della Repubblica. Adesso forse è difficile oggi, che è venerdì, capire Emma come andrà a finire, perché ci vorrebbe la sfera magica. Sì, questo è vero, staremo a vedere e appunto ci atterremo alle valutazioni di Mattarella.
È evidente che, io lo dico da sempre, dal 5 marzo, non possiamo mettere in campo solo veti incrociati e le nostre condizioni. Se noi vogliamo dare un governo in questa fase difficile al paese, che in qualche modo ci permetta di fare almeno la legge elettorale, chiudere la legge di bilancio e chiaramente mettere in condizioni il paese di non avere ad esempio l'innalzamento dell'IVA se non mettiamo mano subito ad alcune appunto scelte importanti, io credo che da questo punto di vista serva essere in campo tutti devono fare anche perché, ma qui portiamo un po' l'acqua alla nostra cioè al nostro diciamo piccolo mondo del locale, cioè queste cose che succedono a livello nazionale, tanto poi lei anche in una giunta regionale, sappiamo quanto pesano anche rispetto agli equilibri interni delle piccole amministrazioni, dei piccoli comuni, insomma questo è pesante, va anche valutato, perché c'è l'Italia da governare ma c'è un paese intero fatto di tante amministrazioni che insomma vanno anche tenute in considerazione. Questo lo dico per il Partito Democratico, ma penso che lo valutino come elemento fondamentale anche tutti gli altri partiti. Assolutamente sì, ecco perché è importante, come dire, essere responsabili però con una linea molto chiara, cioè se noi diamo un mandato a Martina perché Matteo Renzi si è dimesso, Martina deve avere pieni poteri di gestire questa fase delicata nella costruzione ipotetica di un governo, perché poi vedremo se ci sono queste condizioni, perché è chiaro che la posizione in questo momento nel Movimento 5 Stelle, che dice chiaramente che non è disponibile a nessun tipo di governo, mette in difficoltà tutti e anche noi, perché il Partito Democratico non è in condizione di voler fare un governo solo col centrodestra. Ecco perché dico che sono ancora troppe le questioni che sono in campo da valutare, ma il Partito Democratico deve avere una linea. È chiaro che questa linea chiara l'avrai nel congresso. Io penso che oggi sono troppe le questioni che noi dobbiamo affrontare con grande determinazione, lo potremo fare soltanto con il congresso, che io spero ci sia presto, nei prossimi mesi. Però diciamo il congresso è dopodomani, la decisione invece sull'oggi è, insomma, è oggi, e quindi chiaramente ci sono anche delle questioni da affrontare subito e ci vuole qualcuno che abbia il mandato a nome del partito, pur con tante frazioni magari interne, di portarla avanti, un possibile dialogo, vedremo insomma.